Dovrebbe essere qui. Ok, aspetto. Meno male che sei qui, mi serve il tuo aiuto in cucina. Ehi, come va? Qual è il menù? Jambalaya. Vieni, puoi mescolare la carne. Carne di soia? Ok. Dai, vieni. È una ricetta segreta della famiglia Ward? Cipolle, paprika, timo. Devo solo tritare un po' d'aglio e sedano. Tu intanto mescola, per favore. Non voglio rovinare una bella giornata, ma devo chiedertelo. Che ne è di Peter Pan? Vuoi sapere se l'ho ucciso? Parliamone dopo, ok? Certo, non c'è fretta. È solo, lo sai. Lo so. Bene, direi che hai mescolato abbastanza. Ti spiace prendere il riso in cucina? Sì, signore. No, Randy è sempre stato così. Ma di sicuro questo non ha aiutato. Anche suo padre era un uomo difficile. Dove posso trovare il riso? Ti richiamo dopo. Basmati, buono. Ok, pomodori. E adesso puoi aggiungere il riso. Riso aggiunto. Ok, adesso deve cuocere un po'. Patio? Prendi una sedia e una birra o qualcos'altro. È bello qui. Sì, è tutto tranquillo. Come se non fosse mai successo niente. Adesso mi dici di Harris? Sono andato a trovarlo in ospedale. L'hai ucciso? Non sapevo esattamente cosa volessi fare. Un colpo in testa, pulito e veloce. Ho pensato la stessa cosa. Sarebbe stato così facile. Gli ho puntato la pistola alla tempia e ho ricordato una cosa. River. Come sono morti i miei genitori? Sicuro di volerlo sapere? Cos'è successo? Il mio vecchio aveva una fattoria. Come il padre di Harris. Poi gli affari hanno iniziato ad andare male. I miei genitori hanno aperto un negozietto di alimentari. Vivevamo al piano di sopra. Una notte ci ha svegliato un rumore forte. Volevano soldi. La cassa era vuota, perciò sono venuti di sopra. Ci hanno costretto a inginocchiarci e volevano che mio padre gli dicesse dove nascondeva i soldi. River, non devi continuare. Sei stufo di questa lagna? No, è solo che per te è dura, lo vedo. Non devi rivivere tutto. Ok, giusto. Forse hai ragione. Solo Harris, cosa hai fatto? Gli hai puntato una pistola alla tempia e... Mi è capitato di mettere fine a qualche vita.
ma mai così. Mai un'esecuzione. Me ne sono andato in fretta dall'ospedale. Mi sono detto che il caso era chiuso. Va bene, ma ora non tornerai a lavorare per la polizia. Mi piace come suona investigatore privato. Chissà. Zio River, vedremo. Hai detto che giocavi con noi! L'hai promesso! Va bene, va bene. Andiamo. Vi? Vieni con noi? A cosa giochiamo, zio River? Vedrai! Dorian, giochiamo! Sì! Grosso guaio a Haywood! Prendi il set! Che ne pensi? Ho sempre voluto provare un gioco del genere. Bene, bene. Bel giocattolino. Non è il momento di distrarsi. Non devono sfuggirci. Chi? Oh, gli Avatar. Vi, permettimi di presentarti il capitano John McClane e il tenente Harry Callahan. Sono i migliori del nostro distretto. È meglio non farseli nemici. Io lavoro sempre da solo, nessuna eccezione, neanche per te. Sì, anch'io. Ok, mettiamoci al lavoro. Bene, praticamente dobbiamo trovare El Chamuco Indiablado e nel frattempo fare fuori i suoi scagnozzi. Pagherà per i suoi crimini. Siamo divisi in due squadre, noi e i ragazzi. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo. La squadra col miglior risultato vince. Non avete nessuna speranza. Baby, facci piano, ok? È il loro gioco preferito. Certo. Oh, eccolo, prendilo! Questa città è mia! Non me la strapperete mai! È veloce, ma non abbastanza per sfuggire alla giustizia. Attenzione, ci sono i suoi amichetti! L'ho colpito, l'ho colpito! Ancora, ancora! Di qua, deve essere il loro schifoso nascondiglio. Si sentiva puzza di degrado morale da un chilometro. C'è silenzio, troppo silenzio. È una trappola! Ci aspettavano! Sei lento! Troppe ciambelle! Ah, è ancora finita! Prendi questo! Sono finiti, ma la prossima volta dobbiamo fare più in fretta. Fuori dai piedi, cittadino! Ostacolare la giustizia è punibile dalla legge. Questo è l'ultimo avvertimento. Stia calmo, capitano. Sono solo di passaggio. L'ho capito, l'ho capito. Ehi, io più mira. Ce l'abbiamo quasi fatta. Niente sciocchezze, Callan. Non voglio perdere uno dei miei uomini migliori. Non preoccuparti per me. Non è ancora okay, finita. Forse li abbiamo eliminati. Ma non è ancora finita. Qualche
l'ultima parola. Va bene, parla, canaglia. Voglio sentirti implorare pietà. No, sono le vostre ultime parole. Ma dai, un'altra imboscata. Ok, e adesso? Il pranzo è pronto. Ma mamma, ce l'avevamo in pugno. No, lo prenderete la prossima volta. Abbiamo battuto i grandi. Siamo i migliori. Grazie di averli fatti vincere. Si sono divertiti. Nah, sono adorabili. Nessun problema. Sembra che anche tu gli piaccia. Ehi, a tavola. Allora, vi siete divertiti? Tantissimo! E li abbiamo stracciati! I cattivi. Eh? Ah, sì, anche i cattivi. Adesso vediamo se è buona come sembra. La disoccupazione ti ha fatto bene. Sembri felice. River sta scoprendo le gioie della famiglia. Famiglia e polizia non vanno mai d'accordo. Adesso ho l'occasione di recuperare il tempo perso. Era parecchio che non lo vedevo così... così sereno. E tu, V? Hai una famiglia o solo relazioni? Se il destino vorrà, beh, un giorno mi piacerebbe averne una. Se non altro, perché adoro le tavolate come questa. Per me niente conta più dei miei figli. Ho fatto cazzate, a tratti la mia vita è stata un casino, ma ho sempre messo prima i miei figli. Già, se mi ci vedresti a fare il papà. Beh, nemmeno io sembro la classica mamma amorevole, quindi... Sì, chi dice sì? Io sì! Ha alzato la mano anche lui! Vi, stai uscendo con qualcuno? Avanti, vuota il sacco! Beh, allora è deciso. Ho un 11,99, agente richiede rinforzi. Su, ti tiro fuori dall'imboscata! Grazie, Joss. Sì, grazie. La situazione stava degenerando. È a questo che servono i partner. Eri a tanto così dal ritrovarti a sfogliare gli album di famiglia. Eccoci qua. Che cos'è? Una torre dell'acqua. Gran bel posto. Bello per cosa? Per bere qualcosa, cazzeggiare. Di qua. Cazzo, si è incastrato ancora. Un giorno o l'altro lo sistemo. Ti do una spinta. Scavalchi e lo apri dall'altra parte? Ok, sì, va bene. Spingi. È più facile. Ok. Andiamo. La zona non è male. Niente di speciale, ma fa una buona impressione. Attenzione al primo impatto. Non è di certo Corpo Plaza. No. Ma si vive bene qui. Ci sono posti peggiori per crescere dei figli. E i problemi di Randy con la legge? Quelli da dove vengono? Hai ragione. Ma Randy ha preso dal suo vecchio. Avrebbe problemi anche in un quartiere migliore. La
peggiore città tra l'Atlantico e il Pacifico, dicono. Però adoro il panorama. Lo trovo rilassante. Sì, mi piace dove siamo ora. Qui, a guardare la città. Lontano dal caos cittadino. Mi ricorda un po' casa mia. Ho una cosa per te. La tua pistola? L'ho avuta per molto tempo. Troppo. Credo sia ora che cambi padrone. Non so cosa dire. Promettimi solo che non ti spari su un piede. Che richiesta specifica? Il marito di Joss l'ha fatto, da sbronzo, proprio dove siamo ora. Il che ha reso questo posto parte della storia di famiglia? Qualcosa del genere. E ora il pezzo forte della serata. Ti va un sorso? Mi andrebbe qualcosa di forte, sì. Così mi piace. All'amicizia. All'amicizia. Ne hai ancora un po'? Due bottiglie di whisky e una cassa di birra dovrebbero bastare. Beh, questo lo vedremo. Prepara il fegato. Sarà una notte lunga e una mattinata ancora più lunga. Dove ho messo quel... Oh, colonizziamo la Luna e non abbiamo ancora una cura per i postumi della sbornia. Beh, almeno ieri ci siamo divertiti. Già, ma adesso devo andare. Ho promesso a Joss che la portavo da Randy. Non ti preoccupare, riprenditi. Mettici tutto il tempo che ti serve. Salutami, Randy. Sarà fatto. Ci vediamo, Vi.